Per celebrare i 30 anni dalla ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, a Potenza oggi inaugurato un percorso dedicato al futuro della terra e dei bambini, proprio lungo il viale intitolato all'UNICEF. Ce ne parla Igor Ruboldi. Al centro di questa giornata ci sono i bambini, perché la Convenzione ONU sui loro diritti, ratificata in Italia 30 anni fa, deve trovare attuazione nella vita di tutti i giorni. Ed è per questo che l'UNICEF si è data appuntamento a Potenza per inaugurare, tra le altre cose, un percorso urbano che ricorda i 17 obiettivi prefissati dall'ONU per salvare il pianeta. I bambini sono abbastanza carta assorbente, diciamo così. Quindi se noi diciamo loro, o se noi facciamo capire loro l'importanza di determinati comportamenti, i bambini sanno farli. Ci vuole una rete di istituzioni, scuole, famiglie, bambini, UNICEF. Si parla durante un incontro al Teatro Stabile di guerra e carestia, di infanzia negata, ma c'è anche la metà del bicchiere che è mezza piena. Ogni singolo giorno l'UNICEF è al lavoro per dare voce ai più piccoli. Il prefetto è il garante dei diritti, è un suo compito istituzionale e quindi è un suo dovere stare a fianco di enti come l'UNICEF. Poter un domani offrire ai cittadini del domani un mondo migliore. E poi c'è il lavoro dei tanti volontari, la raccolta fondi del regista Giampiero Francese, le danze del centro Loncar, il mago Jovix, perché anche regalando un sorriso ci ricordiamo il messaggio più importante: noi adulti sul pianeta siamo solo in affitto.